Buonasera a tutti, attendiamo che tutti possano collegarsi. Parleremo della mobilità in deroga, di tante problematiche collegate proprio alla possibilità di... Eh, riorganizzare il mondo del lavoro e consentire a chi oggi è disoccupato perché ha perso il lavoro perché la propria azienda ha chiuso di poter diciamo avere una possibilità di reinserimento concreta seria aspettiamo giusto qualche, qualche minuto intanto saluto chi, chi si sta connettendo Antonio Silvia buonasera a te buonasera Tari Tari rosa Ciao Maria, ciao. Ancora qualche secondo. Buonasera Anita. Allora, eh, trattiamo un argomento che, diciamo, su cui eh, monitoriamo da tempo le evoluzioni. e Finalmente posso comunicare e posso annunciare a tutti gli ex lavoratori eh, di aziende che purtroppo hanno chiuso, hanno delocalizzato e ricadenti nelle cosiddette aree di crisi complesse della campagna. Che la burocrazia, l'iter finalmente è stato sbloccato. E quindi, tutti coloro che eh, beneficiano e hanno beneficiato eh, fino a qualche mese fa o stanno ancora beneficiando, ma la misura sta per scadere l'annualità precedente, possono rivolgersi già domani mattina all'INPS per agganciarsi alla proroga dell'anno successivo. Quindi tutti coloro che sono in scadenza possono già attivarsi presso l'INPS per fare domanda e quindi ottenere usufruire della nuova annualità è sicuramente un piccolo aiuto che aiuta eh, giustamente queste persone che hanno perso il lavoro eh, ad andare avanti ma naturalmente non ci possiamo accontentare soltanto di questo di questo piccolo aiuto la nostra battaglia è duplice da un lato stiamo chiedendo a gran voce anche a livello centrale una riorganizzazione di quelli che sono eh, diciamo, le eh, politiche diciamo, legate a, alla riorganizzazione delle mi sentite? dicevo a livello centrale dobbiamo stiamo chiedendo la riorganizzazione di quelli che sono gli ammortizzatori sociali mentre a livello regionale eh, ci stiamo battendo anche con la giunta per chiedere una riorganizzazione invece di quelle che sono le politiche attive del lavoro. Perché è vero che vengono stanziati questi soldi per le persone che hanno perso il lavoro per andare avanti. Però, è pur vero che queste misure, questi soldi, eh, questi fondi, sono investiti e collegati a delle politiche attive di reinserimento al lavoro. Quindi che cosa vuol dire? Che chi beneficia di questo ammortizzatore? Deve firmare anche un patto di servizio e di disponibilità, diciamo, di rientrare in quelle che possono essere le misure che la Regione Campania mette in campo per riqualificare, per formare e quindi per provare a reinserire queste persone nel mondo del lavoro. È inutile dirvi che eh, queste politiche negli ultimi dieci anni sono state completamente fallimentari perché perché i dati sono sotto gli occhi di tutti tutti i disoccupati che hanno partecipato insomma a queste che dovrebbero essere politiche attive del lavoro si sono resi conto che alla fine sono politiche passive perché ovviamente al di là di qualche corso di formazione che non dà sbocchi eh, il lavoro poi non è arrivato quindi Uh, la dedizione e l'impegno che noi stiamo mettendo in campo, eh, stiamo spingendo anche diciamo, sugli assessori competenti, è quella di cercare di trovare il modo di creare una cabina di regia che possa fare da collante tra le imprese sul territorio che ricercano lavoratori qualificati e una regione Campania, un ente regionale che investe. Soldi in una formazione, in una programmazione di politica attiva di formazione, di riqualificazione che sia attinente a quelle richieste. È una cosa talmente semplice che non si capisce veramente perché in questi anni non, non, non ci sia mai fatta. Eppure i soldi vengono investiti, la programmazione sulle politiche attive, anche formative, di orientamento al lavoro viene fatta. Ma eh, ovviamente manca prima quello studio naturale logico sul territorio. Quindi noi stiamo spingendo a istituire, a creare una cabina di regia che veda la regione Campania al centro di questa creazione, di questa riorganizzazione, insomma, programmatica. È semplicissimo, basta convocare tutte le aziende, tutte le multinazionali presenti sul territorio. Eh, che producono ancora sul territorio e chiedere quali sono i profili, quali sono gli sbocchi occupazionali che loro da qui a cinque anni hanno, avranno intenzione di mettere in campo. I cambiamenti anche con la pandemia sono eh, epocali, lo abbiamo detto a più riprese, la pandemia ha condizionato il mondo produttivo, il mondo del lavoro, ha, ha, ha condizionato gli sbocchi anche di chi vuole fare business, ma a questi cambiamenti deve seguire una politica che va di pari passo ai cambiamenti, che anticipi questi cambiamenti e che investa risorse innovative sull'innovazione e sulla ricerca. Quindi se le aziende eh, diciamo, fanno arrivare eh, una schedatura, una profilazione di eh, posti e di profili. Nuovi da formare è giusto che la Regione Campania metta in campo, investa soldi per formare quei profili e quindi le politiche attive del lavoro andranno a uh, ricollegarsi a, a quello che ho appena detto. Bisogna mettere in contatto la domanda e l'offerta di lavoro e la Regione in questo caso non deve fare altro che accompagnare questo percorso, prevedere, ascoltare il territorio, prevedere i cambiamenti che sono in atto e investire risorse collegandole a questi aiuti quindi chi beneficerà di questa nuova annualità della mobilità in deroga avrà firmato un patto di servizio al lavoro e dovrà essere inserito in un percorso che la regione campana deve costruire ma che dia però delle speranze concrete di entrare in discorsi lavorativi e che non siano i corsi di formazione che nulla poi riescono a produrre in qualità di, di sbocchi, eh, diciamo, occupazionali. Per troppi anni abbiamo assistito, diciamo, a questa situazione. Quindi abbiamo avuto, avuto delle interlocuzioni anche con, con gli assessori, eh, ci hanno rassicurato che su questa cabina di regia che riguarda le crisi aziendali e eh, diciamo, il rilancio di quello che è il tessuto produttivo c'è volontà di lavorare, staremo a vedere. È una situazione che porteremo sicuramente alla ribalta ogni volta in aula per chiedere cosa si sta facendo e perché non si sta facendo. È una cosa talmente semplice, una cosa talmente anche, diciamo, logica che veramente non capiamo perché in questi anni non si è mai fatto. Poi eh, sentiamo parlare ripetutamente di Recovery Found, di queste risorse ingenti che devono arrivare in Campania. Benissimo, questi soldi. Devono essere investiti bene, devono essere investiti affinché il territorio ne possa usufruire, affinché le imprese possano usufruirne, per garantire però lavoro sul territorio. Non eh, diciamo, eh, possiamo continuare ad assistere ad un territorio che viene smembrato da un punto di vista diciamo, produttivo. Eh, questa, eh, questo fenomeno di desertificazione del territorio ed è per questo che poi sono nate le aree di crisi complesse ma non, ma non sono nate oggi con la pandemia ormai dalla campagna sono oltre 15 anni che le aziende vanno via aziende che hanno usufruito di aiuti pubblici aziende che hanno usufruito di aiuti statali regionali ministeriali insomma eh, è giusto che gli enti istituzionali aiutino gli imprenditori e le imprese che vogliono venire sul territorio ad investire, che vogliono però restare sul territorio. Non è giusto però quando si investono soldi pubblici e poi eh, di contro queste aziende, di lì a qualche mese, di lì a qualche anno, vanno via. Vanno via perché eh, diciamo, il sistema attuale europeo consente, ovviamente c'è cioè la libertà di mercato e di impresa, di poter fare questo allora bisogna intervenire anche a livello europeo per limitare questo fenomeno in che modo bisogna livellare il lavoro in tutta Europa sia per quanto riguarda i diritti quindi salario minimo diciamo garantito in tutti i paesi europei per evitare che una qualsiasi impresa possa utilizzare questi squilibri esistenti sul mercato europeo magari per speculare o per andare diciamo, a capire ogni volta qual è la nazione, qual è il paese che gli può offrire nuovi incentivi pubblici, nuove diciamo, situazioni più agevolative. Non si può speculare sulla pelle delle persone, sulla pelle dei lavoratori ed è per questo che dobbiamo spingere a qualsiasi livello istituzionale. Certo, ogni livello istituzionale ha la sua competenza. Io parto dalla, 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 dalla regione Campania per quanto riguarda la formazione e le politiche attive del lavoro. Poi c'è la questione ministeriale, quindi statale, e poi c'è una questione ancora più grande che quella europea, perché se facciamo parte di un contenitore europeo eh, con una moneta unica, è giusto anche provare ad eh, uniformare quelle che sono le regole, le leggi. Da applicare nel mondo del lavoro per evitare che un lavoratore che magari si trovi in un paese europeo diverso possa essere trattato peggio, diciamo, o meglio diciamo, di un lavoratore italiano. E per evitare quindi che le imprese possano utilizzare queste diciamo differenze. Per scegliere ogni 3-4 anni di aprire e chiudere in, una, in, in, in un qualsiasi paese a, a, a svantaggio di chi uh, ha investito, uh, diciamo, sul contratto di lavoro che aveva con quell'impresa. È un discorso molto complesso e profondo, uh, quindi. Ci tenevo a fare questa diretta perché seguiamo la situazione legata a, agli ex lavoratori delle aree di crisi complesse ormai da anni. Eh, io ripetutamente sono in contatto con gli uffici sia del Ministero e sia della regione eh, per monitorare anche tutta la trafila burocratica che da sempre è legata diciamo anche a questi ammortizzatori sociali. Una burocrazia che andrebbe, diciamo. Uh, velocizzata e questa è un'altra sfida, sburocratizzare realmente anche l'accesso a questi aiuti facendo in modo che queste pratiche siano uh, diciamo più veloci. C'è gente veramente che da mesi è senza neanche questo aiuto. Poi si cumulano 7-8 mesi, poi quando viene sbloccato l'iter gli pagano tutto insieme, però comunque sappiamo bene che questi aiuti, questi ammortizzatori servono per il quotidiano per andare avanti. Quindi eh, io saluto tutti tutti gli amici, insomma tutti i lavoratori, gli ex lavoratori diciamo, che mi seguono e che sono in contatto con me anche per quanto riguarda questa situazione. Il mio impegno sarà quello di spingere sulla regione Campana e sugli assessori regionali per riorganizzare, ripeto, tutto il telaio, eh, la programmazione delle politiche attive del lavoro, che siano veramente delle politiche. Che possano coinvolgere i lavoratori in processi di riqualificazione sicuramente diciamo per quanto riguarda il profilo di ciascuno ma eh, in secondo luogo che possono però mettere in contatto queste persone una volta formate con le realtà produttive tenendo conto di ciò che sta per arrivare dei nuovi profili occupazionali delle nuove figure di lavoro che ormai diciamo il digitale, l'innovazione ha dato vita. Quindi io vi auguro buona serata e come sempre vi invito a diffondere a tutti coloro che sono interessati a questa materia questa diretta, questo video. Un abbraccio a tutti.